euroregione.news. Aris di Rivignano, secondo Fogheron virtuale. La sera del giorno 5 del mese di gennaio di ogni anno vedeva tantissima gente affluire nei pressi di Villa Savarnian Otelio per assistere al fuoco acceso sotto la Befana su una zattera nel mezzo del fiume. Per questo 2022 ci hanno invitato a filmare l'evento realizzato appositamente per condividere attraverso uno schermo la tradizione che non sarà dimenticata grazie al particolare impegno del presidente della Proloco Sandro Zoccolan e dell'assessore di Rivignano Teor Massimo Tonizzo. Anche quest'anno siamo qua per accendere il fuoco come tradizione, naturalmente con tutte le regole normative che ci sono in vigore in questo momento. Quindi saremo soli e faremo online tutto il filmato, metteremo tutto in online. In questo momento sta piovendo, quindi siamo all'interno dei magazzini del sale dove abbiamo allestito la mostra dei presepi, facendo parte appunto dei presepi in giro per il Friuli. Siamo nella dimora della Villa Savarnian, quindi ci sono i presepi da poter visitare dalle 8 alle 8, sempre aperto fino al 31 gennaio, forse anche dopo, vediamo come va la stagione qua. Abbiamo voluto allestire in questa stanza un po' più grande per punto, per non fare assembramenti. Ci sono dei presepi fatti dai ragazzi delle scuole elementari, scuole primarie elementari praticamente di Rivignano, Teor, Pocenia e Torsa. Questo alle mie spalle è stato fatto con le tegole della pieve di San Floriano di Leggio. I ragazzi li hanno dipinti e hanno fatto praticamente questo presepio grazie anche alla maestra Valentina Bott. Ci troviamo sempre qui all'interno appunto dei magazzini del sale presso Villa Otello Savarnian ad Aris, e qui alle mie spalle invece vediamo un altro presepio sempre realizzato dall'Istituto Comprensivo di Rivignano Teor, appunto dei ragazzi delle scuole primarie, e sempre coadiuvati dalla maestra Bott. Purtroppo non l'anno scorso abbiamo fatto questo fuoco online pensando che fosse la prima volta e l'ultima. Purtroppo quest'anno ci troviamo nella stessa situazione. Come sapete, insomma, i contagi stanno continuando a crescere, quindi la Proloco di Aris non vuole assolutamente perdere la tradizione, quindi il fuoco epifanico rientra tra le tradizioni più importanti forse della nostra regione, quindi è giusto che questo fuoco venga fatto. Lo stiamo filmando da soli, quindi siamo veramente in due o tre persone, e lo mettiamo a disposizione di tutti coloro che vogliono guardarlo online nei vari social, nei vari canali YouTube e quant'altro. Che dire, l'amministrazione comunale è vicina a queste associazioni che nonostante tutto in questi due anni di grosse difficoltà comunque hanno cercato in tutti i modi di andare avanti con fatica, con difficoltà, ma tutto sommato alcune sagre sono state fatte, i concerti di Natale sono stati fatti, quindi il Babbo Natale è stato fatto. Oggi ci troviamo, siamo al 5 di gennaio, speravamo che la situazione fosse tutt'altra che quello che stiamo vivendo, però insomma c'è un modo propiziatorio, no, per poter scongiurare un po' quello che sta accadendo e guardare al futuro, quindi pensare che insomma questo fuoco possa allontanare questa pandemia, e quindi a questo punto dico, spero il prossimo anno di non ritrovarmi di nuovo qui a fare un video invece che essere davanti alla villa con tutto il pubblico che generalmente partecipava a questo nostro evento. E quindi niente, io auguro a tutti quanti voi un buon 2022, che sia un anno definitivo riguardo a questa pandemia, impareremo forse a convivere con questo virus e sicuramente il prossimo anno potremo vivere l'emozione dei Pignarui nel nostro Friuli Venezia Giulia sicuramente in presenza. Ringrazio inoltre Euroregione che ci dà l'opportunità di essere presente su questi canali, e quindi oggi ci dà l'opportunità di registrare queste splendide immagini e quindi entrare nelle vostre case con questo spettacolo. Da Aris di Rivignano Teor per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.